Dal 2015 rappresentiamo ufficialmente Ducati nel mondiale Superbike ed abbiamo avuto risultati sempre in crescita fino ad arrivare al secondo e terzo posto del mondiale dell'anno scorso. Adesso vogliamo fare quell'ultimo step che ci separa dal traguardo che siamo prefissi fin dall'inizio. Certamente la Ducati è destinata a essere sotto le luci dei riflettori ogni volta che inizia il nuovo campionato. D'altronde la nostra V4R è una delle moto più vicine in assoluto a una moto da competizione che possa essere acquistata da un cliente normale e rappresenta un po' in ultima analisi proprio la filosofia della marca, quella di non solo fare le corse per la passione ma proprio per sviluppare tecnologia e fare in modo che questa tecnologia sia poi disponibile a tutti gli appassionati. L'anno scorso abbiamo fatto veramente un'annata fantastica, conclusa con il titolo costruttori MotoGP, e invece in Superbike l'abbiamo mancato per un solo punto l'ultima gara. È stata una gara veramente thriller, è stata una soddisfazione grandissima vedere tutte e due le moto così competitive e lottare per le posizioni di vertice. E mi auguro che anche quest'anno saremo ugualmente competitivi, anzi, spero un po' di più. Ducati è presente nel campionato mondiale Superbike fin dal suo inizio nel 1988 ed è sempre stata protagonista. Quindi pensiamo che Ducati sia sempre stato un po' il termine di paragone per tutti i nostri concorrenti. Abbiamo vinto molto, a volte non abbiamo vinto, ma siamo sempre stati competitivi fino al fondo. Durante quest'anno non abbiamo avuto la possibilità di lavorare come sempre in pista, ciò nonostante ci siamo organizzati con l'aiuto dei nostri partner tecnici Aruba e Lenovo in maniera da poter avvicinare e migliorare la comunicazione con i nostri colleghi di Borgo Panigale. Questo ci consentirà di lavorare tutti all'unisono come un grande gruppo ed essere più competitivi nel 2021. Il connubio con Aruba è un connubio forte che rappresenta una partnership ormai pluriennale che ci ha portato grandi soddisfazioni sia in pista che anche fuori dalla pista. Abbiamo una collaborazione tecnologica molto importante con gli amici di Aruba che lega moltissimo la nostra parte digital e IT. Solo un esempio è di poche settimane il lancio di un'attività molto importante che abbiamo realizzato con un cloud privato, tutto di Ducati, un cloud pubblico e anche tutta un'attività di disaster recovery estremamente fondamentale per un'azienda delle nostre dimensioni che deve essere in grado di garantire le prestazioni di tutti i propri sistemi qualsiasi cosa succeda. Anche quest'anno abbiamo di fronte una sfida molto importante. Sarà complicato perché anche le condizioni in cui stiamo vivendo oggi rendono tutto un po' più difficile, ma noi saremo determinati, come al solito, per portare a casa il massimo risultato. Anche se è stato un anno molto complicato dovuto alle varie limitazioni legate alla pandemia, devo dire che tutti i ragazzi della squadra e tutti i ragazzi che lavorano da casa hanno fatto un lavoro straordinario, dimostrando grande impegno e professionalità. A tutti loro va un ringraziamento particolare. Grazie ragazzi! The 2020 season was a really exciting year for me. It was the first time in World Superbike, and to be with the great manufacturer of Ducati was really nice. We had a great bond also with the Aruba IT team. This is important to me, and this is what gave me the feeling to try and win races again, and I hope for 2021 we can go one step more. Per me la stagione 2020 è stata molto positiva, perché ho ottenuto la mia prima vittoria, un ricordo bellissimo, un obiettivo raggiunto che seguivo da tanto tempo, e ora però gli obiettivi si alzano e quindi mi impegnerò al massimo. Quello di Michael con noi è stato un percorso lungo che è partito dalla Superstock 1000, dove al secondo tentativo siamo riusciti a vincere il titolo, e quindi per noi è una grandissima soddisfazione vederlo nel team ufficiale, che era un po' l'obiettivo che ci eravamo dati quando
abbiamo iniziato questo percorso insieme. L'anno scorso ha fatto una grande stagione, pur avendo a disposizione le risorse di un team privato, non di un team ufficiale, e quindi quest'anno sicuramente potrà fare meglio. Ho vinto la Stock 1000 con Aruba nel Junior Team, quindi per me tornare nel team è come ritornare a casa, in una famiglia. È un onore vestire questi colori e mi rende molto orgoglioso, e credo che renda orgogliosi anche tutti i ragazzi di Aruba, perché significa che il lavoro che abbiamo fatto dalla Stock 1000 è stato buono, e quindi ora puntiamo in alto. La prima stagione di Scott come rookie è stata sorprendente, perché ha mostrato fin da subito una grandissima velocità e un grande affiatamento con la Panigale V4R. Vista l'esperienza fatta l'anno scorso, dove ha dovuto affrontare piste per la prima volta e conoscere il format della Superbike, quest'anno ci aspettiamo che possa fare il salto di qualità. The difference going in from 2020 season to the 21 season is the experience that I've gained. You know, I'm not going to every circuit. You know, it's not that I don't know the track, but I don't know with Superbike, I don't know with the tires, the brakes. You know, it's small details, but it means I need to start lower down than the other guys and play catch up. And on top of that, there was new circuits for me that I had to learn as well, the new format of Superbike compared to all the other racing I've done in my career. So, you know, going for 21, I've got all that in the pocket, so I look forward to be able to start on the same level as the other guys from the beginning and be able to fight for more victories. Nel team quest'anno abbiamo due piloti, Scott e Michael, che sono straordinari, da cui abbiamo grandi aspettative per le prestazioni in pista, ma ci piacciono moltissimo anche per il loro rapporto con l'azienda fuori dalla pista. Michael ci ha aiutato con grande passione, anche con grande coinvolgimento, l'ho visto divertirsi moltissimo per il lancio del nuovo Monster, che proprio in questi giorni ha iniziato la produzione e che a brevissimo sarà dei concessionari. E Scott invece è un fortissimo ambasciatore sui social, le sue foto sulla V4S quando si allena sono fra le più cliccate, sono quelle che ci danno la possibilità veramente, come poche altre, di connetterci con i nostri appassionati per creare e per mantenere appunto questo link fra le moto da corsa, i piloti e il prodotto di serie. Credo che il 2021 sia l'anno in cui probabilmente Ducati è rappresentata in modo veramente competitivo, non solamente dalla squadra ufficiale ma anche dalle nostre squadre satellite, e credo che ci siano tutti gli ingredienti per fare un gran campionato. Insieme abbiamo condiviso grandi emozioni e momenti difficili. Insieme abbiamo imparato a non mollare mai e crederci sempre, e insieme raggiungeremo traguardi importanti. Forza ragazzi! Quest'anno per me entrare nel team ufficiale significa che avrò l'appoggio da parte dei ragazzi di Aruba e soprattutto anche di tutti i ragazzi che lavorano in Ducati, e quindi avremo a disposizione il nuovo materiale su cui poter lavorare, e quindi credo di avere il giusto supporto tecnico, e anche l'ambiente sarà perfetto per poter provare a raggiungere ottimi risultati. My strongest point as a rider is probably the mentality. You know, I came to this championship truly believing that I had a chance to win the championship, and we took it to the last round, which was already very good, and I'm hungry to take one step more and to take the title. Vorrei fare un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi della squadra e ai piloti per questa stagione, che comunque non sarà facile dal punto di vista logistico, visto il momento in cui ci troviamo. E da questo punto di vista un pensiero anche a tutti i tifosi che forse nelle prime gare non potremo avere con noi in pista, e ci mancano tanto, ma che siamo sicuri ci seguiranno da casa dandoci tutto il calore e l'affetto che hanno sempre dato in questi anni. Ragazzi, siamo all'inizio di un anno importante. Mi raccomando, fiducia prima di tutto in voi stessi e poi nei vostri collaboratori. Io credo che insieme riusciremo a raggiungere dei risultati meravigliosi.
Forza Scott, forza Michael, forza tutta la squadra, credo che quest'anno sia l'anno giusto per ottenere dei grandi risultati. Forza ragazzi, mettiamocela tutta e anche quest'anno faremo grandi cose insieme. Scott, Michael, fateci emozionare. Scott, Michael, Ducati Aruba, Superbike Team, forza Ducati! Small message to all of my team is thank you guys. You work very hard for me day and night, and I always do my best to put on the best performance and give us the best result, because it's important to me, because we're like a family. So grazie mille. And to all my fans out there all over the world, you know I do my best to put on a great show on track and show you the real person that I am even off the track. So I respect and I'm very grateful for all of your support, and hopefully you can also come to the track soon and we can celebrate together. Thank you. Ciao. Un messaggio a tutta la mia squadra è quello che quest'anno ci divertiremo, cercheremo di far vivere la nostra passione al 100% e quindi secondo me ci toglieremo delle belle soddisfazioni. E invece per tutti i tifosi che ci seguono da casa e non possono venire in pista, vi chiedo di supportarci, perché il vostro calore sarà molto importante per affrontare questi momenti e poi per goderci insieme i momenti belli. Quindi forza Ducati e ciao a tutti.